Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo su un nuovo episodio di Minecraft, signori, pronti a continuare la nostra avventura. Allora signori, prima di partire dal video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e ogni suo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e io signori ce la sto mettendo tutta, questo deve essere l'episodio numero 95, siamo quasi a quota 100 e diciamo che il resto tocca farlo a voi signori, basta un semplice clic nel tasto per seguire e anche un bellissimo like e un commentino, sono sempre ben accetti signori, anche perché sono sempre disposto a rispondere a tutti, sempre pronto a rispondere a tutti. Appunto per questo facciamo un saluto all'iscritto Aaron, che da qualche mesetto non si faceva sentire e ora invece è tornato a riempire di commenti i miei video e di questo sono contentissimo. E un'altra cosa che ho letto nei commenti, finalmente abbiamo trovato un nome per il nostro pupazzo di neve, signori. Allora, ringrazio Agenzia Santander che ha suggerito di chiamare il pupazzo di neve il Forte Guerriero, signori. E visto che è stato l'unico a dare un nome al pupazzo di neve, noi lo andiamo ad accontentare, signori. Mettiamo questo di qua e lo andiamo a chiamare il Forte Guerriero, signori. Il Forte Guerriero. Abbiamo scritto giusto, il Forte Guerriero. Perfetto, signori. E il nostro pupazzone di neve ha finalmente un nome, ha una personalità. Io vi ricordo che se vogliamo dare dei nomi ai nostri compagni di viaggio, io sono sempre pronto ad ascoltare a tutti, signori. Allora, tu diventerai il Forte Guerriero. Bango! Bello lì, signori. Il Forte Guerriero è con noi. Detto questo, ribadisco che se mi date dei suggerimenti per i nostri personaggi, io sono sempre pronto ad ascoltarli e ad accettarli. Ricordiamo che abbiamo un pappagallo che aspetta un nome e in questo episodio dovremmo andare a recuperare anche due ranocchie che andremo a mettere nel nostro stagno volante. E ringrazio sempre Aaron per tutti i vari suggerimenti e correzioni che mi dà nei commenti, diciamo, però va bene, dai, largo alla fantasia. Allora, io mi sono perso a fare questa cosa dell'albero che non c'entrava niente con il video di oggi, però oramai che lo stiamo a fare, finiamolo, perfetto. Detto questo, signori, io ho messo a cuocere altra sabbia in modo tale che possiamo completare, diciamo, col vetro i vari giri che dobbiamo fare per chiudere la nostra gabbia. La cuociamo tutta la sabbia? Ma sì, ma metti, dai, altri 40 pezzi di vetro penso dovrebbero bastarmi. Ora saliamo tanto. Lasciamo un attimo l'ingresso per poter entrare con le rane. Diciamo che lasciamo questi tre blocchi per entrare con le rane. Saliamo di 1 e 2, facciamo tutto il giro così, in modo tale che io mi alzerei di altri due blocchi, signori. Io non so quanto cazzarola possono saltare ste rane, signori, quanti blocchi riescano a saltare, non lo so. Però tre blocchi mi sembrano pochi, quindi diciamo che sono un pirla, che sono cascato nell'acqua come uno sciocco. Quindi ripartiamo da qua, ok, e continuiamo a fare un giro intanto da tre. Direi che vediamo intanto quanto vetro ci rimane. Lo stiamo a cuocere, ma penso che il grosso sia fare questi giri qua. Dovremmo anche andare a trovare le rane e questo non sarà molto facile, anche se nella palude diciamo che le dovremmo trovare facilmente, ma con la fortuna che abbiamo noi ci impiegheremo, assicuro, sicuramente un sacco di tempo. Allora, quante me ne mancano? Va bene. Allora facciamo così, facciamo così e poi facciamo così. Così io posso salire, va bene? Sì, direi che va bene. Mentre aspettiamo che recuperare l'altro vetro. Diciamo che non hanno neanche tanti appigli per saltare, quindi forse già tre blocchi, diciamo quattro. Diciamo che facciamo un giro di quattro blocchi e non se ne parla più. Facciamo anche qualche lanterna, così mettiamo anche un po' di luce attorno a questa nostra zona buia. Intanto le tartarughe non ne vogliono sapere niente di crescere, signori, sono lì da non so quanti episodi. E niente, se le stanno prendendo con comodo. Prima o poi spunteranno e anche loro avranno bisogno di un nome, signori. Sono due tartarughe, anche loro avranno bisogno di un nome. Quindi mi raccomando, sbizzarritevi. E volevo fare delle lanterne, ce l'ho di qua, sì, ok. Trasformami magari altri due blocchi di questi.
Prendi di questo, andiamo di qua, cerchiamo le lanterne, le facciamo normali però. Perché non ti piacciono? Ah, certo, perché ho le torce in mano, ecco perché non ti piacciono. Mi esci da questa situazione. Scusa, grazie. Mi metti queste di qua, mi torni di qua, mi scrivi lanterne, perfetto, me ne devi fare almeno 4. Me ne puoi fare solo 3, vabbè. Te ne accetto 3 perché abbiamo finito i cosini, va bene, le pepite di ferro, vabbè, intanto 3 ci bastano, signori. Penso che dentro l'acqua non si possano mettere, però se noi ne mettiamo 2 intanto lontane e una al centro della nostra valle, una magari sotto l'albero, ci sta, una sotto l'albero ci sta, signori. Mi piace, crea atmosfera. La smetti che sto vomitando, grazie, una la metti lì che crea atmosfera e 2 le mettiamo intanto a giro. Là dietro, a giro là dietro, ovvero una se mi fa passare una di qua e una di qua, così, perfetto. Ok, signori, sono andato a dormire, ho fatto un breve taglio, sono andato a dormire. O recuperiamo l'ultimo stock di vetro, perfetto. Poi andrei a fare pure altri di questi di qua, altri slabettini, così li andiamo a piazzare sopra. Quanti ce ne servono? Non ne ho la più pallida idea. Decisamente non ne ho la più pallida idea. Però un pochetto ce ne dovrebbero servire. Quindi diciamo che penso che. No, è legno diverso. Ma porca miseria. Ah, non ho il legno. Non ho legno di quercia scura. Ma stai scherzando? Abete. Va bene, non li faremo in abete, deciso. Cambio di rapido di programma, signori. Volevo fare degli slab da mettere sopra il vetro in legno scuro, ma non è fattibile, non è fattibile. Non è fattibile, li faremo in abete. Penso che 48 dovrebbero bastarmi, penso di sì. Allora, signori, finiamo un attimino la costruzione, o quantomeno il grosso, sti cazzola di gatti che corrono isola a isola, mi dà un fastidio. Il bambù sta crescendo, ok. Noi dovremmo aver lasciato là dietro un giro disponibile, okay, per poter salire. Quindi, infatti, eccolo qui. Facciamo il nostro altro giro. Allora, no, porca miseria. Allora, saliamo, signori, dei quattro blocchi definitivi. Quindi, uno, due, tre. Aspettate, fatemi salire anche di qua. Uno, due, tre. E poi facciamo quattro. Sì, giusto, giusto. 4, 4, 4 e 4, 4 e 4, 4. Di quanti cazzo di blocchi sto salendo? Allora, signore, breve taglio perché mi sa che ho sbagliato i calcoli. Devo andare a recuperare il piccone con Silk Touch. Bello che abbiamo fatto un taglio ora. E sì, perché io già sono salito di 3. Abbiamo detto che devo salire di 4, non di 5. Mannaggia a me e a quando mi confondo con i calcoli semplici matematici. Allora, recuperiamo il piccone con Silk Touch. Finisco il giro di vetro. Ci vediamo quando metto il. Che poi sto continuando a parlare mentre praticamente stiamo per andare a far tutto. Sì, allora. Quanto durerà questo video? Non lo so, signori, perché tra l'altro ho fatto quel taglio e quindi non so bene. Ah, sti cazzo dei gatti. Allora, calma e sangue freddo. Allora, intanto di sicuro qua possiamo mettere. 1, 2 e 3. Ok? Perfetto. Poi mi dai un blocchetto di terra. Ok, saliamo qui sopra. Ok, dobbiamo fare semplicemente un giro di 4. Uno, un giro solo dobbiamo fare. Non dobbiamo fare 70.000 giri. Il discorso è, mi basterà questo vetro che ho qui. 16 blocchi, secondo me sì, perché tra l'altro abbiamo sbagliato qualcosina là dietro, quindi qualche blocco là dietro lo possiamo tranquillamente recuperare, che dovrebbe essere anche qui vicino. Dai, gli ultimi 3 blocchi. Uno, affancucchio. E infatti, signori, siamo andati leggermente troppo sopra di qua. Due, questo lo recuperiamo, questo lo recuperiamo. 5 blocchi. Non mi bastano mai nella vita 5 blocchi per completare tutto quanto il giro, quindi dobbiamo mettere dell'altro vetro a cuocere. Ok. Ok, quanti abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 blocchetti di sabbia che devono cuocere. Dopodiché facciamo una cosa, mentre la sabbia finisce di qua, no, no, di più di 8, perché dobbiamo anche chiudere la porta davanti, quindi 8 e 6. Quindi allora leviamo questo secchiello, mettiamo questi 10 blocchi di sabbia. C'ho solo questi 10 blocchi di sabbia? Gravissimo. Stai dicendo che non ho più sabbia in giro per il mondo? Bene, allora, signori, andiamo a recuperare le rane. Facciamo qualcosa di utile in questo video. Dove stanno le mie rane? Datemi le rane, signori. Ho bisogno di rane. Non di pecore, non mi servono le pecore, mi servono le rane. Dai, dai, era piena questa zona di rane. Dove sono finite le mie rane? Là c'è un pollo. L'ho sentita. Sentite, signori, ho sentito la rana, la ricerca di rane, alla ricerca di rane. Signori, sto girando da 5 minuti e non trovo rane. Cioè, ma di che cazzo la stiamo parlando? Cioè, questo video doveva essere la conclusione del nostro stagno con le rane che portiamo a casa e non trovo le rane. Ma che cazzo la sono? Sono sparite tutte le rane. Non riesco a parlare, signori, perché non ci sono più rane. Dico, è la cosa più semplice di questo mondo, trovare due rane. Dove stanno le rane? Nuovo, che cazzo devo fare di nuovo? Voglio le rane. Queste che sono? Questi sono tutti funghi. Qua c'è una rana, no, questi sono funghi. Qua non ne vedo. Ma porca miseria. Dove stanno le rane? Questi sono funghi, ma porca, ma poi becco sempre funghi, lascio un uovo. Polly sta tornando la notte, noi non abbiamo le rane, signori, non abbiamo le rane. Non abbiamo le rane e purtroppo c'è un grosso problema, che il mio tempo a disposizione oggi è finito, signori. Non posso continuare a registrare perché devo uscire e sono un attimino messo malissimo. Quindi diciamo, signori, che mentre cala la notte, io per questo video mi fermo qui, signori. Cercherò le rane off camera e domani, signori, le portiamo a casa, promesso, promesso, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!